all'epoca stavo recitando, facevo l'idiota di Marcel Achard, con un certo successo in teatro. E venne da me Donida con una canzone, e Mogol. E mi disse: questa è una canzone adatta per te, dovresti andare a Sanremo. Dissi: signori, per carità, Sanremo non stiamo mica scherzando, io sono un'attrice seria, mai, non andrò mai a Sanremo. Comunque, se volete, vengo in sala d'incisione e la faccio. Siccome la canzone mi piacque subito, la feci piuttosto bene e uscì il disco. Andò Milva con questo pezzo a Sanremo. Nella battaglia Milva Vanoni, che poi è una battaglia per modo di dire, in quanto Milva era una professionista, io allora una dilettante, ne uscì abbastanza bene perché il disco ebbe un certo successo. Anche Ricorda, quindi fu un passetto verso la carriera di Ornella Vanoni. Se tu, fra i sorrisi della gente, cercherai un sorriso per te solo, cercherai fra le mani un'altra mano, ricorda, io ti amo. E se più nessuno ti risponde e ti sei perduto nel silenzio, griderò per quanto sia lontano, ricorda, io ti amo. E adesso va, io ti seguirò con gli occhi fino a quando il mio pianto ti vestirà d'argento. Ma se quando scenderà la sera sentirai le parole che volevi, ed avrai chi ti prende per la mano, dimentica, amore mio, dimentica che ti amo. Thank you.